Ciao, buonasera a tutti. Grazie mille per essere qui con noi. E allora, una partita, diciamo, che avevate sbloccato presto, poi è arrivato questo pareggio su una vostra ingenuità, su un'altra ingenuità siete rimasti in 10 e poi però nel secondo tempo le occasioni forse avete costruito di più voi, anche se c'è stata quell'occasione nel finale nel Riva Samba, ma se c'era una squadra forse che meritava i 3 punti oggi era il Rapallo. Beh, credo di sì, il Rapallo ha fatto la partita, Riva Samba è un'ottima squadra, ha giocato sempre sulle ripartenze, giocando arroccati sulla loro area. E va fatto un plauso a questi ragazzi, stanno facendo un campionato incredibile, quindi per carità. Il problema non è stato oggi l'ingenuità o chissà che cosa, è che dispiace, si fanno grandi sacrifici nel calcio, sbagliamo tutti, sbagliano i dirigenti, sbagliano i giocatori, però secondo me non bisogna fare i protagonisti. L'arbitro oggi è stato protagonista, perché sulla prima ammonizione, secondo me, veramente poi lui non si è reso conto di aver già ammonito il giocatore, ma poi è stato ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, perché comunque D'Amore è stato investito da un giocatore loro, ha perso palla, lui non ha fermato, cioè, voglio dire, ci sono mille episodi, ci sono le immagini. Io sono amareggiato semplicemente perché mi dispiace, perché la squadra ha giocato e io non sono mai abituato, ripeto, ad attaccare nessuno, perché lo facciamo tutti con grande passione, però sinceramente qualcosa da obiettare sulla direzione di gara oggi ce l'ho. Oggi è arrivato il primo punto per la vostra formazione con una grande prestazione, dovete ripartire da qui. Ma non so, non so gli altri risultati, onoreremo sicuramente il campionato fino alla fine, credo che sia giusto, abbiamo voluto questa ripartenza, è stato anche un segnale, quindi credo che sia giusto onorare il campionato fino alla fine, ripeto, non so gli altri risultati, però ripeto, rimane grande amarezza. Oggi la squadra ha giocato, Bertuccelli ha fatto un Eurogol, e un altro Eurogol stava per farlo colpendo la traversa. Poi Barbieri ha fatto una grandissima parata nel secondo tempo, a metà del secondo tempo. La squadra ha giocato, loro, ripeto, sono bravi, meritano solo i complimenti da parte di tutti. Paolo, qualche domanda da studio? Sì, ecco, Maurizio, a sto punto questo solo punto in classifica, quanto è colpa vostra e quanto è colpa di qualche altro agente esterno, senza entrare nei dettagli, ma se, insomma, non siete stati fortunatissimi con gli arbitraggi in queste partite? Ti ripeto, io non parlo mai degli arbitri, io chiedo semplicemente rispetto, perché comunque si fanno dei sacrifici. A Rapallo c'è una proprietà importante che ha investito anche molto, e credo che tutti meritiamo del rispetto, perché perdiamo delle ore di lavoro, perdiamo momenti dedicati alla nostra famiglia, e sinceramente non voglio raccontare già quello che era avvenuto prima della partita per una macchina parcheggiata, non voglio entrare in merito. Io dico semplicemente, tutti sbagliamo e tutti possiamo sbagliare, però basta riguardare le immagini. A me piacerebbe che arrivassero in eccellenza degli arbitri preparati per affrontare queste partite. Questa era una partita difficile e i giocatori in campo sono stati estremamente corretti, quindi non ho nient'altro da aggiungere, ho solo grande amarezza. Io non so se ce la giocheremo, potremo andare ai playoff o meno, posso solo dire che da parte nostra ci sarà massimo impegno. È arrivato un mister bravo, preparato, serio, che è Fresia. Se dobbiamo ripartire, ripartiremo da lì, cioè questo è il mio pensiero. Grazie, grazie Maurizio. Grazie a voi, buona serata. Ciao.